にちは、ゆりこタイガーです。15歳。いちご食べるかな、大好きです。私のカーラはピンクです。よろしくお願いします。ゆりちゃんで呼んでくださいね。Mi sarà presa un'epilessia. Allora, ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del super fenomeno delle idol, delle J-pop idol. Finalmente siamo arrivati a questo argomento che cercavo di tipo tirare avanti per tipo 4 anni e ho detto vabbè, prima o poi ne dovrò parlare, perché la maggior parte pensa che io sia un idol o che si possa diventare un idol con, non lo so, e tipo prende me come esempio. Io penso di essere uno degli esempi più sbagliati dell'essere idol in realtà, perché è una cosa che ho fatto per un periodo, però non era esattamente quello a cui in realtà puntavo o quello che sono diventata, vabbè, comunque. E oggi vi spiego che cos'è esattamente una J-pop idol. Quando se Yuriko viene definita Yuriko l'idol italiana, tipo secondo me, se lo legge un giapponese, è diverso da sicuramente una persona straniera, ma questo perché tutti hanno l'immagine di un idol un po' diversa. Questo perché in realtà ormai di categorie ne abbiamo così tante che cioè sembra un po' di girare un enorme negozio di doujinshi hentai, no, non è proprio l'esempio giusto, ma comunque ce ne sono di così tanti tipi. Soprattutto il mondo idol sta così cambiando, ma proprio tantissimo. Quello che una volta 4 anni fa era inimmaginabile, adesso è tipo è la moda del momento, e proprio su questo campo. Quindi vediamo un po' che cosa sono. Allora, Wikipedia Sensei dice che sono dei teenager che diventano famosi nel mondo dello spettacolo e cantano e ballano e fanno un po' di tutto. E ok, effettivamente l'idol parte da bambine, proprio bambine, si parla di 8-9 anni, dai 8-9 anni fino, nella teoria, 20 e qualcosa. E in realtà qua vorrei tipo infrangere, cioè dire tipo in realtà non è così, perché la maggior parte delle idol mentono sull'età. Zan 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 zan. Dai ragazzi, su, per favore. Cioè io posso capire che tante effettivamente sembrano delle quindicenni, però fai due calcoli, non è esattamente vero. E una cosa che vi consiglio assolutamente di andarvi a vedere è su Netflix un documentario che si chiama Tokyo Idol, tra cui io conosco la protagonista Kisaragi Ryo, Ryo-chan ed effettivamente lì a me non mi sembra, cioè perché lei era più grande di me quando ho lavorato insieme. Quindi quando ho visto il documentario ho fatto, aspetta, c'è qualcosa che non va. Però non vorrei dire cavolato, perché magari non è così, mi sono io confusa sull'età. Ma comunque molti, ma tantissimi gruppi di idol che io conosco, anche che mi piacciono, Dempago Mink, vanno tranquillamente verso i 30. Quindi non pensate che le idol siano solo piccole cagini di bambine, perché non è vero. La maggior parte inizia da piccole, da teenager, è il boom, e poi ci sono i gruppi strani, i gruppi, oh mio Dio, che purtroppo diciamo hanno fatto successo un po' tardi e hanno in realtà dai 20, tranquillamente dai 25 anni in su. Solo che uno ovviamente non lo consiglia mai, perché solitamente quando uno diventa un pochino più grande cerca di mirare a tutt'altra parte. E la maggior parte di persone che fanno l'idol è perché puntano ad arrivare ben altro, cioè iniziano con utilizzare il metodo dell'idol per diventare più famosi, per poi diventare magari una cantante, per andare sul red carpet, per diventare un'attrice, per diventare un talento. Insomma, basta un po' guardarvi l'idol super pazza nell'anime di Kagegurui per far capire in realtà com'è il vero mondo dell'idol, the darkness. Oh, Madonna, ci sono di quelle idol che fanno di una paura, vabbè. E quindi vi ho già smontato per metà dei sogni. Allora, l'essere idol per molti è una cosa kawaii, è una persona che viene idolatrata per la sua esteriorità in realtà, non per gli... Ecco, noi pensiamo idolo perché oh, è l'idolo che ha fatto quello che avrei voluto fare io. Invece in Giappone è molto più perché è kawaii, perché è carina, allora diventa il mio idolo. Ah, perché gambatte massa, cioè ah, ce la sta facendo tutta, il mio idolo. Però non è proprio come in realtà lo definiamo noi. E soprattutto, io no, una cosa che vorrei fare un enorme, non lo so, una nota grossa come una casa è: non chiedetemi sulle cose del K-pop, perché K-pop e J-pop sono diverse, idol comprese, cioè tutto diverso, magari simile ma totalmente diverso. Una cosa che ho notato secondo me nell'industria giapponese, ma in generale nella società giapponese, che si tende a non essere troppo perfetti. Cioè quando tu diventi perfetti è un problema, c'è qualcosa che non va, sei troppo, e quando diventi ad essere troppo invece tipo hai problemi poi a lavorare.
non so come dirlo, però. Quindi loro spesso prendono le persone con, diciamo, dei difetti, e quello è kawaii, quello è carino, perché i loro difetti diventano dei punti. In realtà è una cosa che apprezzo, perché non sono, diciamo, tutti dei soldatini militari che cantano e ballano perfettamente. La maggior parte, almeno sui concerti, io vi parlo di Chika Idol, quindi non di Idol Super Major, come potrebbero essere il Momohiro Clover Z, le AKB48, che comunque anche lì i primi concerti che uno va a vedere sbagliavano l'immensità del synth, tutto sbagliava. La maggior parte non è intonata, la maggior parte magari non sa cantare, la maggior parte non canta davvero. Abbiamo scoperto l'acqua calda. E magari la maggior parte viene sottopagata. Perché, madonna, io non ho potuto scegliere una strada più semplice? L'astronauta sarebbe stato più semplice di questo. Quindi, ecco, in realtà l'idol si pensa, guadagna un sacco di soldi, però uno deve contare che ci sta sempre magari un'agenzia dietro, poi si deve dividere tutto il gruppo con le lezioni di canto e ti scalano qualsiasi cosa, quindi... soldi! Ciao soldi. Diciamo il metodo, iniziamo da qui, il metodo per diventare un idol. Pam, 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 pam. La maggior parte a cui in realtà consiglio, se volete diventare un idol, è di entrare in una production giapponese. Quindi vi serve un manager, una persona che comunque vi possa produrre e vendere. Perché cosa succede molto spesso nel mondo idol, soprattutto Chika Idol, non gira tanto spesso bella gente. Quindi potresti, diciamo, anche in realtà nelle major esistono, però diciamo vagamente un volte più sicuro, portarvi a un po' delle brutte strade. In realtà non è, diciamo, così insolito scoprire delle idol che si vendono per soldi, e quindi per tutto una roba serie. E soprattutto un idol, questo appunto dipende dall'agenzia, non dell'essere idol in sé, ha una serie di regole immense a cui deve sottostare, e ovviamente tutto per business. Ovvio. L'idol per la maggior parte è tipo un kamisama, un dio, una dea intoccabile, inarrivabile. Per questo la maggior parte spende, magari come se fossero un attore di Hollywood, 20, 30, no, in realtà anche di più, euro per farsi una foto con loro o per stringergli la mano. Tu devi comprare il CD, poi vedere se riesci a vincere nella lotteria dentro il CD, e poi pagare il biglietto e poi fare una serie di cose solo per vederla 5 secondi e stringergli la mano. E se la vuoi ristringere, ti compri un altro CD, rivai lì, riprovi, fai tutta la lotteria, i giri di cose, e poi gli stringi la mano altri 5 secondi. Questa in teoria. La maggior parte non ha comunicazione con i fan, deve stare abbastanza distaccato, e soprattutto le relazioni private, cioè le relazioni amorose, sono proibite. Non so se avete mai sentito dello scandalo della ragazza che si è rasata i capelli dell'AKB48 semplicemente perché ha avuto un rapporto sessuale con probabilmente quello che era il suo ragazzo. Sì. E si è dovuta rasare a zero per chiedere scusa al paese e ai suoi fan di averli traditi. Io sono sempre stato un po' tipo, ok, guarda, io posso capire benissimo, il tuo idolo non vuoi mai che il tuo idolo diventa il tuo dio, quindi non riesci a collegare che il tuo idolo Kamisama di sto cazzo in realtà è una persona. Quindi spesso purtroppo si tende a idolatrare così tanto che poi diventa un oggetto a sé, e questo purtroppo bisogna capirlo, cioè bisogna entrare nell'ottica e dire ok, sì, va bene, lo faccio, però devi anche capire che cosa stai facendo e che cosa stai dicendo. La maggior parte in realtà lo hanno, ragazzo, lo nascondono, come nascondono che sono magari esseri umani e hanno voglia di trombare. Quindi non lo siamo, perché era normale, ragazzi, uomini, donne, inutile, siamo esseri umani, è normale, ma essendo che il nostro idolo, assolutamente, in più l'idol una volta era simbolo di purezza, cosa che ormai io posso dire e smentire totalmente, perché no, la maggior parte di adesso che sono le cose di moda sono tutt'altro che pure. Però una volta le idol, tipo, se vi parlo degli anni 90, ancora forse l'inizio 2000, dagli ultimi tempi sono completamente cambiati, appunto variano tantissimo da categoria, tipo di musica, fanno metal, fanno jazz, fanno punk, opera, cioè ormai dire è un idol non sai, diciamo, effettivamente più che cos'è. Quindi capite anche voi che cosa, su cosa siete portate se entrate in questo gym show talento, come si chiama, in queste agenzie. Ovviamente dovete creare delle vostre skill, o la maggior parte, purtroppo è brutto da dire, ve lo creeranno loro, perché quando tu entri
in una production grande, purtroppo non sei tu a decidere né che tipo di canzoni farai, né dove andrai, né qual è il tuo colore preferito, né forse neanche la tua presentazione, né il tuo nome. Saranno tutto fatto da loro, come in realtà è con le BIS, che sono il primo gruppo, diciamo, quasi anti-idol, ma comunque questa idea è sotto una produzione, quindi per quanto uno pensa, oh mio Dio, che idea rivoluzionaria, magari adesso loro sicuramente hanno queste idee, però queste idee sono nate in realtà da un tavolino e dai manager, e quindi purtroppo questo è il rischio di andare in una grossa production. Cosa succede se tu vai in una grossa production? Sono le audizioni. La maggior parte delle chica idol, ovvero delle idol non major, non so come si dice chica idol in italiano, Subway Idol, la maggior parte fanno delle audizioni, ci sono un sacco di contest in giro per il paese, si sfidano proprio a ritmo di musica in questi stage per decidere il miglior premio di Pinco sto cavolo, e poi così si collega a un nuovo lavoro. Infatti non è strano che tante idol magari poi fanno le attrici una volta, due, eccetera. Effettivamente io ci assomiglio molto, però io sono nata come, io volevo fare l'idol e mi hanno portato a fare il talento. Cioè purtroppo mi hanno totalmente sviato quello che io avrei sempre voluto fare, per il semplice fatto che non avevo le skill, non avevo i soldi per pagarmi una scuola di canto e di ballo tutti i giorni, e forse era anche troppo pigra, o non, purtroppo avevo quella cosa di pensare con la mia testa, che purtroppo spesso per un idol, a meno che non si autoproduce da sola, non va tanto bene. Quindi è così. Avrei sempre voluto avere un gruppo idol o mettermi dentro un gruppo idol, ma non, anche se ho avuto le possibilità, non andava molto bene. E quindi la cosa dell'idol io la faccio molto a tempo perso, molto a tempo libero, però io faccio così tante cose, appunto il mio lavoro è un talento, che non riesco a stare dietro a tutto. Però solitamente il main di un idol è cantare e ballare, anche se magari non canto, perché la maggior parte non canta, ragazzi, è intrattenere le persone e fare in modo che il loro UN, il loro supporto, il loro essere otaku, deve insomma traspirarti energia. Comunque la maggior parte di persone che sono in realtà le fan delle idol sono, se sono femmine, la maggior parte sarà uomini dai 30 anni in su, perché si divertono, principalmente quello, perché possono sfogare loro stessi e sentire canzoni carine, cose kawaii, e supportare la loro ragazza preferita in questi stage, ecco. Il punto, diciamo, dei point di un idol è sicuramente la introduzione. Se avete notato, tutte le idol hanno una loro introduzione, come più o meno ho fatto io all'inizio, solo che l'ho molto inventata sul momento, perché la mia era un po' diversa, non me la ricordo da più. Questo dipende tantissimo dal tuo personaggio, ma sicuramente è essere solare, cioè un idol depressa quasi non esiste, perché magari la maggior parte lo sono, ma non devono farlo vedere troppo, perché l'idol deve essere sempre solare, deve avere un'aura, e soprattutto deve essere brava a cooperare con gli altri, perché la maggior parte di idol non fa single. È molto difficile che una persona riesca a debuttare singolarmente parlando, ma sicuramente con un gruppo. Questo cosa vuol dire? Che se una persona non risplende abbastanza da sola, lo si mette insieme e questo forma una luce immensa, che è questo gruppo. Una volta l'idol doveva per forza essere pura. Mogami Moga delle Dempagumi Inc, che era un mio gruppo preferito, era, diciamo, uno dei primi gruppi a diventare major dove un idol aveva i capelli biondi, corti e i piercing. Era già, oh mio Dio, è stato forse anche uno dei primi gruppi a condividere molto la cultura otaku molto apertamente, perché anche questo una volta era vietato. 10 anni fa andavano le AKB48, mentre adesso ci sta un altro gruppo chiamato Nogizaka 46, che sono delle ragazze tutte bellissime, forse secondo me anche un pochino simili al K-pop, perché appunto sono la perfezione, la purezza e la forza, secondo me, messe insieme. Invece le AKB erano un pochino quel gruppo di nicchia che era appunto Akihabara, AKB48 e Akihabara 48. Non ho mai capito se la cosa erano perché avevano 48 ragazzi. Ultimamente io ho dei gruppi preferiti che conosco anche in realtà le idol, tra cui ci sono Picara in Cina, Cyber, che sono tre gruppi molto da Subway. Non sono arrivati spesso anche nel major, però comunque una idol è difficile che va solo in grandi stage, a meno che non sia una doppiatrice, a meno che poi non faccia anche l'attrice, insomma devi fare tante cose, oppure in agenzie mega grandi per farti continuare, come le Iris, le Momohiro, insomma è un po' difficile. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi volete diventare un idol, se siete pronti a fare tutti questi sacrifici, e se sì, come no, perché. Ci vediamo, ciao! Mi ricordate, arigatou gozaimashita!